Rai Play Sound, podcast, audiolibri e radio live. Ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app. Catania, primavera del 1980. Pippo Fava ha lasciato Roma ed è ritornato nella sua città. L'offerta che gli è giunta, la direzione di un nuovo quotidiano, è per lui un altro inizio. Il nuovo quotidiano si chiama Il Giornale del Sud. La proprietà è in mano a una cordata di imprenditori, i cui nomi dicono ben poco, almeno per ora. Ricchi sicuramente, spregiudicati senza dubbio, ma all'apparenza inoffensivi. Fava è pieno di voglia e di entusiasmo. Ha chiesto e ottenuto una piena libertà editoriale. Potrà scegliere la redazione e dare la sua personale impronta al giornale. Ancora non sa quali insidie dovrà affrontare, quali pericoli si nascondano dietro l'offerta. Sceglie di circondarsi di una redazione di giovani e tra questi c'è anche il figlio Claudio. Ma quando mio padre arriva a Catania per fare il Giornale del Sud ha in mente un giornale, punto. Un giornale libero, un giornale che ha un editore ma che lui possa condurre anche come una piccola nave corsara all'arrembaggio delle notizie. Prova anche a costruire una redazione di pari grado dal punto di vista anagrafico, ma tutti i vecchi colleghi che lo stimano molto, a cui si rivolge, gli dicono tutti no, non se la sentono di provare questa navigazione così azzardata in mare aperto. Per cui si ritrova con una redazione di giovanissimi, io avevo 23 anni ed ero uno dei più anziani, che però è anche un po' lo spirito di questo giornale. Se vuoi fare il corsaro devi accettare le regole della corsa, altrimenti resti lì seduto, imbalsito, e noi volevamo fare un giornale che non fosse né seduto né imbalsito. Era questo il suo progetto editoriale, molto semplice. Il clima a Catania non è più quello dei primi anni 60, quando la città è stata lambita dal boom economico e grazie ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno si è meritata l'appellativo di Milano del Sud. Ma la Milano del Sud sono i soldi. Quando cominciano ad arrivare a Catania molti soldi, puliti, sporchi, opachi, trasparenti, quello che a Palermo diventa un grande sacco edilizio che devasta la vecchia città barocca di un tempo, a Catania diventa invece la costruzione di strade, ponti, viadotti. La città è un grande cantiere che produce lavoro, che produce ricchezza e soprattutto produce una classe di imprenditori, pochi, tenaci, molto spregiudicati, che da soli costruiscono tutto quello che c'è da costruire. E diventa la Milano del Sud immaginando che ciò che c'è in comune, il denaro e il lavoro, sia sufficiente a creare questa simmetria. In realtà era molto lontana da Milano, Catania, anche allora. Adesso la città è divenuta violenta. Si spara, si uccide. Catania è una città che fa paura. E che ha paura. Una città dove la mafia comincia a far sentire la sua presenza. Intendiamoci. La realtà di Catania non è la stessa di Palermo. Qui, ai piedi dell'Etna, la mafia, intesa come Cosa Nostra, è arrivata più tardi rispetto alle province della Sicilia occidentale, come Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta. A Catania ha fatto la sua comparsa nel periodo tra le due guerre. Poi, negli anni 50, si è consolidata e negli anni 60 ha cominciato a espandersi. Nella Catania degli anni 70, Cosa Nostra è ancora agli inizi. Non esercita un controllo capillare quartiere per quartiere, strada per strada. Non impone ancora il pizzo in modo sistematico. Tiene un profilo basso. E poi ci sono gli altri, le bande, la malavita comune, piccoli clan di quartiere che stanno cercando di espandere il loro giro di affari. Con questi gruppi di malavitosi lo scontro è inevitabile e a Catania si incomincia a morire. Poi arriva il contrabbando di sigarette e poi il traffico di eroina
e i soldi cominciano a girare sempre di più. Droga, soldi, affari. Quanto basta per alimentare appetiti, sentimenti di rivalsa, brame di potere. Anche dentro Cosa Nostra catanese, come sta già avvenendo a Palermo, saltano equilibri consolidati nel corso degli anni. Quattro facce ne ore, cipolle, cipolline, cipolle, spiraci. E chiudiamo questa edizione del GR1 collegandoci con la redazione di Catania con il collega Isgro, credo. Pronto Isgro? Riprende la faida a Catania con il primo omicidio dell'anno di stile mafioso. La cosiddetta seconda guerra di mafia, che vede l'ascesa ai vertici delle organizzazioni del gruppo corleonese, non risparmia il capoluogo etneo. A Catania c'è un gruppo, i Santa Paola, gli Ercolano e i Ferrera, legato da stretti rapporti di parentela, che ha deciso di prendere il comando, a qualsiasi costo e con qualunque mezzo. Il loro capo è Benedetto Santa Paola, detto Nitto. Nitto si è alleato con i corleonesi, ha eliminato il vecchio e rispettato boss Pippo Calderone, poi ha scatenato una guerra feroce contro i suoi rivali e ne ha fatto piazza pulita. Omicidi, tradimenti, gente che esce di casa e scompare per sempre. GR1, prima edizione. Tra il 1978 e il 1982 Catania conosce un'ondata di violenza mai vista prima. Le linee a Catania. Oltre 150 omicidi. Il cadavere di un giovane dell'apparente età di 20 giorni fa da Cireale in provincia di Catania. È entrato col viso semicoperto da una sciarpa e armato di revolver, si è avvicinato al nipote che gli inquirenti cercano di spiegare il significato di una mela messa in bocca ritrovata vicino al cadavere. È in questo contesto che il 4 giugno 1980 esce in edicola il primo numero de Il Giornale del Sud, la testata diretta da Pippo Fava. E da subito il quotidiano si concentra sulla cronaca nera. Di più, sulla mafia a Catania. Si fanno nomi e cognomi. Si descrive ciò che sta accadendo. Chi sono i boss? Che volto hanno? Ed è qui, in questo momento, che cominciano gli attriti con la proprietà del giornale. L'idea era piuttosto semplice e anche molto sciocca. Facciamoci il nostro giornaletto, che poi ci servirà per le campagne elettorali, ci servirà per muovere un po' d'opinione pubblica, per indirizzare un po' di soldi agli appalti. E siccome un giornale, per farlo, che bisogna di qualcuno che lo sappia fare, chi meglio di Giuseppe Fava, vecchio cronista di grande esperienza, di talento e ben noto, può prendere questa direzione? Naturalmente fecero male i conti. Questo giornale va per i fatti suoi e lentamente cominciano ad emergere gli interessi, le ragioni, le relazioni dei veri imprenditori, di coloro che si sentivano traditi e danneggiati nei loro interessi. Ma il punto di conflitto era soprattutto il modo in cui questo giornale comincia a raccontare la mafia a Catania. Della mafia a Catania non si parla, non sui giornali, perché a Catania la mafia non c'è. Mafia e Catania sono due parole che non si associavano, non si combinavano. Lo dicono tutti, lo dicono i giornali, anzi il giornale catanese per eccellenza, la Sicilia, dove di mafia non si parla mai. Di delinquenza sì, ma di mafia no. Se possibile, nemmeno della mafia degli altri. Per la stampa, gli omicidi a Catania, 41 in quel 1980, sono un fatto di criminalità comune. Invece la mafia c'è a Catania, ha nomi e cognomi, e i nomi e cognomi di quelli che noi raccontiamo quasi ossessivamente ogni giorno sono i nomi e cognomi degli amici degli editori, quelli che accompagnavano gli editori nelle battute di caccia, che garantivano la sicurezza dei loro cantieri, che avevano protezione e benevolenza da parte dei magistrati amici degli editori, per cui era un pacchetto di mischia, di interessi, e noi entriamo dentro senza rendercene conto immediatamente, nel senso che poi i rapporti che legavano Nitto Santa Paola a buona parte del gruppo editoriale del Giornale del Sud li scopriremo nel dettaglio anni dopo che questa vicenda sarà finita. Quello che sapevamo, che avevamo capito e che mio padre aveva intuito perfettamente è cosa rappresentasse la mafia in quella città. Il sistema di potere che accanto alla deterrenza e alla minaccia della violenza mafiosa si era costruito. Ma chi c'è veramente dietro la proprietà della testata?
Ma la composizione del gruppo editoriale venne fuori un po' per volta. A mio padre si presentarono, quando gli proposero la direzione del Giornale del Sud, alcuni sconosciuti signori, imprenditori locali, che avevano, diciamo, il compito di essere fedeli prestanome ed esecutori dei proprietari, degli editori reali. Ci sono dei prestanome, delle teste di legno, e c'è il nome che conta davvero. Anzitutto e su tutti Gaetano Graci. Gaetano Graci, costruttore, cavaliere del lavoro, uno dei più potenti imprenditori di Catania. In verità, i cavalieri del lavoro di Catania sono quattro. Oltre a Gaetano Graci, ci sono Carmelo Costanzo, Mario Rendo, Francesco Finocchiaro, tutti costruttori. Del resto, è in questo modo che la città si è guadagnata la fama di Milano del Sud, con l'edilizia e i grandi appalti. Nuovi quartieri, viadotti, strade, dighe, aeroporti. È lì che girano i piccioli, i soldi. E loro, i cavalieri, hanno praticamente il monopolio di tutto ciò che si costruisce. Agli altri, i piccoli, qualche briciola, qualche subappalto, giusto per non destare troppi malumori. A garantire gli investimenti, i flussi di denaro pubblico, c'è la classe politica della città, saldamente guidata da Nino Drago, democristiano, presidente della provincia, poi sindaco dal 1964 al 1967, poi deputato, sottosegretario, padrone assoluto della DC catanese, un politico da 100.000 preferenze. E a garantire la sicurezza dei cantieri dei cavalieri del lavoro ci pensa Cosa Nostra. Conviene a tutti. Come spiegherà poi Giorgio Bocca, con la mafia si fanno i soldi e si salva la pelle. È un sistema di potere che si è esteso anche in alcuni uffici giudiziari, magistrati conniventi che all'occorrenza coprono, nascondono, proteggono. Ci vorranno anni per capire che cosa è diventata Catania. Forse non lo capisce nemmeno Pippo Fava. Non tutto, non subito. Sono cose che abbiamo cominciato a capire al di là di ogni limite del nostro stupore anni dopo. Allora ci sembrava, sì, che dall'altra parte ci fosse gente capace di sparare e ammazzare, che non gradiva il modo in cui venivano raccontate le loro imprese, che ci fosse un incrocio così stretto, così intricato di interessi, di relazioni, di rapporti amicali, finanziari, eccetera, fra la mafia che sparava e coloro che comandavano. Ecco, questo sfuggiva alla nostra intuizione e anche a quella di mio padre. Nessuno immaginava che cosa fosse diventato il sistema di potere mafioso in quegli anni a Catania. I rapporti tra Pippo Fava e la proprietà sono sempre più tesi. A infastidire gli editori è anche la posizione critica che la testata ha assunto contro l'installazione dei missili nucleari nella base NATO di Comiso. Con un telegramma, la proprietà rammenta Fava che la linea del giornale si muove nell'ambito del patto atlantico. Arriva anche un attentato. L'attentato fu una bombetta messa nella sala cinesca posteriore, di cui nessuno di noi conosceva l'esistenza, che serviva a far entrare i camion con la carta. Alle 3 del mattino non c'era nessuno, pochi danni. È stato fatto agli editori. Gli editori hanno fatto un attentato al loro giornale, che è un modo per tentare di dare un segnale al direttore e poi presentarsi il giorno dicendo: direttore, ha visto, ci hanno messo una bomba, dovremmo provare a calmare i toni. Era un modo disperato dell'editore di cominciare a fare tutto quello che poteva per fermare Fave. Quando si resero conto che nemmeno mettersi loro stessi le bombe servire, ma poi arrivarono al licenziamento. Nell'autunno del 1981 le cose precipitano. A fine settembre viene arrestato a Milano un mafioso catanese in possesso di una tonnellata di hashish. Si chiama Alfio Ferlito. Particolare di non poco conto, Ferlito ha un cugino assessore comunale ai lavori pubblici. La notizia è fonte di grave imbarazzo per la Catania che conta. Meglio tacere le parentele. Meglio evitare di mettere in risalto la caratura criminale del personaggio.
altro particolare. Ferlito è un boss che nella guerra di mafia che sta insanguinando la Sicilia è schierato dalla parte perdente, quella che i corleonesi stanno sterminando uomo dopo uomo. Per questo, se pubblichi le notizie dell'arresto di Ferlito, non puoi non fare il nome del suo nemico giurato, Nitto Santapaola. Al giornale del Sud quel giorno Pippo Fava non c'è. La notizia viene scritta in redazione e impaginata con grande risalto. Prima di andare in stampa, deve però passare al vaglio del vice direttore, che da qualche settimana la proprietà ha imposto, e anche dell'avvocato di fiducia di Galaci, ormai una stabile presenza in redazione. E arriva la censura. Via i riferimenti alla scomoda parentela di Alfio Ferlito. Via la parola mafia, via il nome di Santa Paola. Un trafiletto, null'altro che un trafiletto in taglio basso. Qualche mese più tardi, per ammazzare Alfio Ferlito, quello che la proprietà del giornale del Sud vuole far apparire come un delinquente di piccolo calibro, i corleonesi, alleati con Santa Paola, fanno le cose in grande. Sanno che il boss sarà trasferito al carcere di Trapani e lo aspettano lungo la circonvallazione di Palermo, armati di Kalashnikov. Quando l'auto con Ferlito a bordo arriva, per lui non c'è scampo, è un massacro. Muore Ferlito e con lui muoiono 3 carabinieri di scorta e l'autista privato dell'autovettura. L'ultima clamorosa operazione antimafia è ancora in pieno svolgimento tra Torino e Catania. L'inchiesta ruota attorno agli inquietanti retroscena di centinaia di omicidi, 40 dei quali compiuti a Torino, e di 2 stragi, massacro di San Gregorio, 3 carabinieri e pregiudicato Angelo Pavone, uccisi, strage della circonvallazione di Palermo, 3 carabinieri, un autista giudiziario e il boss catanese Alfio Ferlito, assassinati. È il 16 giugno 1982, ma a questo punto Pippo Fava non è più il direttore del Giornale del Sud. Qualche mese prima, l'11 ottobre 1981, sulla prima pagina del quotidiano, i lettori hanno potuto leggere un articolo firmato da Pippo Fava. È intitolato «Lo spirito di un giornale» e comincia così. Io ho un concetto etico del giornalismo. Non è un editoriale, come dire, che racconta ciò che accadrà. Ma è un epilogo, è un saluto. Sa che sta per essere licenziato. Sono accaduti molti episodi per cui mio padre capisce che attorno a lui ormai insomma, si chiude il cerchio, lo licenzieranno da un momento all'altro e decide di salutare i lettori scrivendosi una lettera, cosa forse nessuno sa, non c'è un lettore che manda, è lui che si scrive 4 righe per poter, con quell'editoriale, lo spirito di un giornale, raccontare come una sorta di testamento professionale che cosa sia davvero il mestiere di giornalista. Io mi ricordo che lo vidi quella sera, andai in tipografia mentre stavo impaginando e quando lessi le prime righe di questo editoriale glielo dissi, ti stanno licenziando, te ne stai andando. Lui mi volle rassicurare perché in quel caso non era più il direttore con un suo cronista, ma il padre col figlio e voleva farlo stare tranquillo. 48 ore dopo arrivò un telegramma e sbaraccarono tutto. In quell'editoriale Pippo Fava ha esposto la sua idea del mestiere di giornalista. Quelli che per lui ne sono i fondamenti etici, ciò che ne fa, scrive, una forza essenziale della società. È troppo, è insopportabile. Fava è licenziato con un telegramma. Gli hanno offerto, racconta nel suo ultimo saluto ai lettori, la strada delle dimissioni volontarie, una formula che fosse la più amabile possibile. Ma lui l'ha rifiutata, non corrisponde alla verità dei fatti. Qualche mese più tardi, senza Fava e senza il suo gruppo di giovani redattori che ha deciso di seguirlo, il Giornale del Sud chiude per sempre. Con questa scelta, la proprietà ha forse pensato di scrivere la parola fine su una storia scomoda e imbarazzante.
invece, si sbaglia. Prima che lo uccidano è un podcast RaiPlay Sound di e con Peter Freeman. La voce di Pippo Fava viene dalle 10 puntate di Voi ed Io, punto e a capo, da lui condotte nel 1977. Gli articoli di Pippo Fava sono letti da Claudio Fava. Direzione artistica Andrea Bornino. Editor Luca Franco e Paola Manduca. Montaggio Alexandra Genzini. Fonico di mix Massimo Verolini. Si ringraziano Leo Gullotta e Claudio Fava. Rai Play Sound, podcast, audiolibri e radio live. Ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app.